l'ultimo colpo di scena esplosivo è stato la maternità surrogata di Maya, il personaggio transgender sbarcato a Beautiful poco tempo fa. Ma di situazioni improbabili in 29 anni della soap ne abbiamo viste così tante che il calo degli ascolti a questo punto potrebbe far chiudere i battenti anche a loro, i Forrester, i loro discendenti, i loro amori. In Italia la serie è arrivata nel giugno 1990, sono trascorsi 26 anni da Ridge e Caroline e il loro matrimonio che non sapeva da fare. Abbiamo visto morire e tornare dall'aldilà ciascuno a suo modo i beniamini della soap, specialmente le donne, Taylor data per morta in almeno due circostanze e tornata viva e in salute dal Marocco in altrettanti casi. Abbiamo visto crescere da un giorno all'altro i figli dei protagonisti e competere con loro, coi loro genitori, in estenuanti guerre d'amore e sesso. Abbiamo perfino visto sostituire Ron Moss, lo storico mascellone, nei panni dell'eterno rampollo Ridge Forrester. Ma il calo dei gradimenti è stato troppo sensibile. Negli Stati Uniti la CBS, l'emittente che trasmette Beautiful dagli esordi, sta seriamente riflettendo sulle strategie per evitare la cancellazione definitiva della soap opera. Le nuove acrobazie amorose di Liam, Ivy, Steffi, Thomas, Caroline, Hope non smuovono la visceralità del pubblico come succedeva coi primi triangoli amorosi di Ridge. Il dubbio che i tempi siano cambiati, troppo cambiati, perché una telenovela seduca il pubblico a colpi di assurdità è forte e fondato, perché le storie attorno a Beautiful fuori dal regno dei Forrester si sono evolute. I linguaggi e i mezzi di diffusione dei serial sono cambiati, maturati e forse hanno educato anche i palati più insospettabili. Beautiful, dal canto suo, si è fatto molti lifting, ma nella sostanza, probabilmente, è rimasto ancorato a un mondo di scandali che non scandalizzano più e nulla lasciano in un contesto, il mondo di oggi, che agli shock ci ha suoi fatti anche fuori dallo schermo. La maternità surrogata della transgender Maya, secondo gli analisti americani, avrebbe allontanato gran parte degli spettatori, con un calo lampante soprattutto tra le donne tra i 18 e i 35 anni. Una fetta di pubblico importante, impreparata forse o più probabilmente annoiata. Non è una certezza il commiato definitivo della serie ai suoi spettatori, ma il rischio c'è come mai prima. Gli appassionati si stanno già scatenando in petizioni e suppliche sul web.